Pavese, presidente della scuderia Ferrari Club San Polo di Piave, che è stato lo scuderia Ferrari Club più grande al mondo dal 2016 al 2021. Adesso stiamo cercando di recuperare le posizioni che abbiamo perso in questi anni, perché dopo il Covid purtroppo c'è stata una ricostruzione del nostro direttivo, del nostro organico. E adesso siamo tornati qua a Tambre perché abbiamo fatto tanti anni, l'ultimo raduno è stato il 2019 in cui siamo venuti qua, l'accoglienza è sempre stata fantastica, sono posti che io amo e a cui sono molto legato anche perché sono da queste zone e sono veramente contento che adesso siamo riusciti a riportare qua le Ferrari. Non abbiamo più i numeri delle ultime volte dove eravamo più di 100 macchine, però è sempre un piacere anche così, e poi godersi i paesaggi dell'Alpago, del Bellunese con queste vetture qua è sempre fantastico. Firmato anche autografato dall'ingegnere Castelli, che ne è l'autore, che racconta come è nata Ferrari, intesa proprio come industria Ferrari e non solo come Ferrari brand marchio che conosciamo tutti quanti, e spero che questo possa farvi piacere. Ecco, grazie mille ancora. Dopo 5 anni di stop a causa Covid abbiamo ripreso quest'oggi aeroporto e il passaggio delle Ferrari sul nostro territorio. Infatti era il 13 ottobre del 2019 quando avevamo fatto l'ultimo raduno e in quel frangente c'erano ben 105 automobili del Cavallino Rampante sulla nostra piazza. Poi c'è stata anche la perdita dell'allora presidente Franco Gava, che ci è spiaciuto moltissimo anche perché avevamo un buonissimo rapporto con lui, avevamo sempre organizzato le manifestazioni e sempre con un ottimo risultato. E dopo 5 anni, grazie anche all'impegno del nuovo presidente Matteo Dallanese, che ci ha coinvolto subito, abbiamo riportato finalmente le rosse di Maranello nell'altopiano. Purtroppo oggi non sono tantissime, anche perché molte avevano dato disdetta all'inizio di settimana, che avevano visto che il meteo non era dei migliori, ma cerchiamo di impegnarci perché nei prossimi anni dovremo ricrescere e ritornare come una volta. Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari che dietro le quinte ci hanno dato il loro contributo, che sono sempre tantissimi, anche perché senza il contributo dei volontari noi come amministrazione non avremmo possibilità di fare tutto quello che avevamo in mente.